Queste sono le Adidas Adizero Prime X2 Strung e rappresentano le scarpe super training migliori presenti sul mercato e potreste utilizzarle, se non avete problemi di portafoglio, per tutte le corse super veloci, visto che con questa quantità di gomma presente su tutta la superficie avrete sicuramente un vantaggio competitivo in termini di recupero, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Questa scarpa nella taglia US 9 pesa 295 grammi, drop 6,5, 50 mm nel tallone, 43,5 nell'avampiede, utilizza una mescola Lightstrike Pro a tre livelli, di cui la parte centrale è molto più morbida, strunghe lato maglia, doppia piastra in fibra di carbonio, abbondiamo se possiamo. Queste sono comunque le 10 cose che mi sono piaciute della scarpa, le 3 cose che avrei cambiato e soprattutto a chi adatta e in quali condizioni suggerisco di utilizzarla. Ho amato tantissimo questa tomaia Strung che secondo me è elasticizzata al punto giusto, sulla linguetta utilizza una struttura in knit abbastanza morbida e confortevole, i lacci sono relativamente standard, l'allacciatura invece è particolare e secondo me funziona abbastanza bene se siete in grado di perfezionarla al meglio, anche perché di fatto la forma a calzino è abbastanza complessa da gestire per chi è abituato a una scarpa più tradizionale. L'inserimento della scarpa è abbastanza invece complicato, utilizza un piccolo pull tab che di fatto consente anche di avere elementi riflettenti nella parte posteriore, non so a cosa servano, non suggerisco di correre molto forte con questa scarpa quando è buio. La linguetta poi è un tutt'uno con la scarpa stessa e ho apprezzato lo spazio nell'avampiede che è medio largo, ma soprattutto perché questa struttura calzino vi consente di far entrare il piede davvero molto bene. È strano comunque che ci siano dei buchi in questa struttura Strung e quindi non la consiglio sicuramente per correre con la pioggia, nonostante abbia un battistrada con la gomma Continental. A livello di numero poi suggerisco lo stesso numero americano dell'azienda tedesca, perché comunque è vero che stiamo parlando dei 2/3, 1/3, comunque secondo me lo spazio nell'avampiede è buono, sembrerebbe forse all'inizio abbastanza stretta, ma in realtà correndoci anche per questa struttura della tomaia non avrete assolutamente nessun problema e poi soprattutto sappiate che nella parte posteriore il tallone si piega in maniera molto evidente, cosa che di fatto potrebbe almeno inizialmente creare qualche problema concettuale a livello di stabilità, ma credo che invece di fatto questa scarpa potrebbe essere adatta a chi avesse problemi al calcagno. Nella parte interna c'è una piccola imbottitura non così pronunciata, ma comunque il bloccaggio del piede è garantito dal fatto che la mescola è alzata oltremodo e soprattutto dalla vostra capacità di allacciare la scarpa stessa, tenendo conto che l'ultimo occhiello in questo caso deve assolutamente essere utilizzato. Tra l'altro sarebbe molto veloce se vi iscriveste al canale, per basta schiacciare qua sotto per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Come ho promesso, in questi giorni sono davvero copioso. A facilitare poi il bloccaggio del piede nella zona superiore, questa parte plasticosa e soprattutto i loghi di Adidas che consentono di fatto, se riuscite ad allacciare la scarpa bene, di non aver nessun problema anche correndo molto molto velocemente. Delle Prime X2 ho amato tantissimo la tripla mescola. Nella parte dell'avampiede è veramente massiva perché stiamo parlando di 4,3 cm. Utilizza, come ho già detto, 3 diverse schiume, anche se la prima e la terza hanno la stessa densità, mentre nella parte centrale è sicuramente più morbida. La parte posteriore ha 50 mm di altezza dal suolo, ma nonostante tutto ho apprezzato il tallone smussato che vi consente, nel caso atterriate di tallone, di smorzare al meglio le forze. E comunque questa scarpa è davvero molto stabile, non si piega né a livello laterale né soprattutto in maniera frontale, perché utilizza una doppia piastra in fibra di carbonio, veramente doppia, si vede dal buco nella parte centrale, buco che è anche presente medialmente. La sensazione in corsa è che la scarpa sia comunque molto più morbida rispetto a quella che potreste avere solamente toccandola, perché la quantità di schiuma vi consente
di atterrare non sicuramente sul cuscino, ma comunque andando anche molto velocemente in maniera davvero piacevole. Rispetto al modello precedente, questa scarpa è aumentata di circa 30 grammi di peso, quindi forse è meno veloce rispetto a quella che aveva visto vincere la maratona di Vienna. Poi il podista etiope è stato squalificato, ma al tempo stesso è davvero molto più stabile. La piattaforma del tallone è aumentata significativamente, così come anche nell'avampiede è migliorato anche il tallone smussato, che quindi vi consente di correre non soltanto in strada. Io l'ho utilizzata pure sulla spiaggia, non la consiglio ovviamente, ma questa scarpa però è soltanto per podisti amatori neutri. È vero che ha un'ottima rigidità torsionale, però non la utilizzerei da chi avesse problemi di iperpronazione. Tenete conto anche del fatto che la soletta non è estraibile, anche se ho apprezzato moltissimo che abbia, così come era per il modello precedente, dei fori al suo interno, cosa che rende questa scarpa davvero molto traspirante. A livello di battistrada poi utilizza una suola Continental che è molto liscia nella parte centrale, ha una gomma un po' più dura sulla parte dell'avampiede, ma non credo che questa cosa influenzi il comportamento nella corsa, mentre sul tallone credo che sia davvero molto durevole, anche perché appoggiasse in quel punto la trazione resta davvero ottima. C'è un foro importante nella parte centrale, cosa che propende a farci pensare che questa scarpa sia soltanto adatta per correre in strada, anche se ovviamente, come ho già detto, l'ho utilizzata pure su pista bianca, dove non ho notato nessun problema di trazione anche nei cambi di direzione. Ho amato molto la forma barchetta, anche se il rocker è meno pronunciato rispetto al modello precedente, però questa cosa con un drop 6,5 vi consente davvero di correre molto velocemente e, nonostante tutto, è un paradosso, la scarpa non è così aggressiva e quindi la potreste utilizzare anche correndo lentamente, ma forse questo è in effetti un po' uno spreco. Se è vero poi che la Prime X costa di listino 300 euro, ma vi metto qua sotto qualche link dove avrete qualche sconto, penso che la scarpa possa essere utilizzata per almeno 800 km, ma forse addirittura 1000, perché il battistrada è eccezionale, la quantità di gomma non tende a esaurirsi per molto tempo e quindi dopo averla utilizzata per 500 km per corse molto veloci potreste anche in effetti utilizzarla per corse lente, perché, come ho già detto, la scarpa è davvero molto stabile. Non ho potuto aprire la scarpa stessa, ma a livello di piastra in fibra di carbonio parte fondamentalmente da qui fino all'avampiede, quindi di fatto è pensata per chi corresse di avampiede o anche di mesopiede, ma la suggerisco anche se appoggiaste di tallone, soprattutto se avete una corsa con un appoggio neutro. Non sono chiaramente tutte rose e fiori, perché secondo me il fatto che sia aumentata di 30 grammi di peso rende questa scarpa un po' meno veloce rispetto invece al modello precedente, ma anche, perché no, alle Adios Pro, che molti podisti amatori utilizzano per correre velocemente. Questa scarpa per un utilizzo in ripetute non è così veloce come invece era il modello precedente e quindi forse perde un po' l'essenza per cui era stata creata. Inoltre, a livello di allacciatura, sicuramente il numero di occhielli è diminuito, quindi la gestione dell'allacciatura stessa risulta un po' più difficile. Potreste avere problemi sul collo del piede se la stringete troppo forte, se invece la stringete troppo piano avreste problemi sicuramente di bloccaggio, e questa cosa credo che con il modello precedente invece non avevate. Infine, qua stiamo parlando di questione di lana caprina: nel caso in cui piovesse, sicuramente ci sono dei fori sulla tomaia Strung, boh, non so se la utilizzerei in queste condizioni, cosa che invece nel modello precedente, con una tomaia un po' più tradizionale, non c'erano assolutamente problemi. A livello di distanze, secondo me la Prime X2 dà il meglio di sé oltre i 30 km, quindi la raccomando per correre davvero dei lunghi. Forse la potreste utilizzare anche per fartlek o per medi, ma credo che invece per distanze un po' più brevi e più veloci probabilmente suggerirei qualcos'altro, come per esempio la Takumi Sen 9, che rappresenta secondo me una scarpa per correre i 10 km in maniera molto piacevole.
A livello di podisti amatori credo che possa essere utilizzata anche da chi pesi 80-85 kg, la scarpa però è pensata soltanto per podisti neutri, ma comunque la raccomando soltanto a dei podisti amatori molto evoluti. In conclusione, la Prime X2 risolve dei problemi che invece erano intrinsechi nel primo modello, ossia la stabilità, ma di fatto perde un po' l'essenza della scarpa stessa, che se prima era pensata per correre davvero velocemente, ora è più per correre velocemente a lungo, ma se dovesse utilizzarla per ripetute suggerirei il primo modello. Comunque questa scarpa mi è piaciuta molto per corse davvero veloci, per distanze molto lunghe, perché il giorno successivo apprezzerete il fatto che le vostre gambe restano comunque riposate e voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io come al solito vado a dare da mangiare al coniglio, che in questo caso era presente in tutto il video. Ciao, alla prossima!